economia civile. È in calendario dal 15 al 17 novembre la terza edizione del festival dedicato, nato su idea del comune di Campi Bisenzio con il supporto di molti enti e realtà istituzionali locali. 3 giornate di discussioni, condivisione di buone pratiche e presentazioni di progetti innovativi per dare voce e gambe alle idee che vogliono dare all'economia una connotazione maggiormente partecipativa e rispettosa dell'ambiente e del territorio. Tra le novità dell'edizione 2018, la firma di un patto tra i comuni maggiormente sensibili a questi temi per la promozione di iniziative legate all'economia civile e circolare. Con il coordinamento della regione si può costruire una rete di comuni che hanno sensibilità su questi temi e rendere questo evento un'attività, una politica, diciamo, della regione e degli enti locali che si diffonde sempre di più sul territorio e che si porta anche in altri territori. Diamo corpo alla rete degli amministratori, di coloro che si impegnano sui temi dell'innovazione, quindi l'economia civile, l'economia collaborativa, i processi partecipativi. Insomma, proviamo a creare una rete che dia sostanza da un punto di vista non soltanto dei processi istituzionali, ma anche abbia una forza politica, perché io penso che questi processi sono sempre meno minoranza e siccome spesso e volentieri rischiano di disperdersi, dobbiamo tenerli insieme, dargli forza, dargli corpo e anche una soggettività politica. Forte dei 2.000 visitatori dell'edizione 2017, il calendario del 2018 si apre giovedì 15 con il coinvolgimento delle scuole e con i laboratori di educazione ambientale a cura di Alia. Il pomeriggio sarà dedicato al primo incontro della rete dei distretti italiani di economia civile, nata dopo l'esperienza di Campi. Seguono incontri sull'economia circolare, rigenerazione delle periferie urbane e responsabilità sociale d'impresa con le più grandi aziende del territorio che inizieranno un percorso condiviso in questa direzione. Temi in linea con la pianificazione strategica della città metropolitana di Firenze, che patrocina l'evento. Venerdì il programma si arricchisce di appuntamenti che hanno al centro il cibo come mezzo di conoscenza e di condivisione. Sarà anche il giorno delle buone pratiche, come quella sperimentata all'Isola d'Elba con le residenze d'artista. E ancora le esperienze delle cooperative di comunità, gli orti urbani e i laboratori con esperti di beni comuni, educazione digitale e politiche sociali. Sabato, giornata conclusiva, un dialogo sul futuro ispirato a Laudato Si con il Vescovo di Rieti, Domenico Pompili, Stefano Mancuso ed Enrico Fontana, direttore della Nuova Ecologia. Si prosegue con l'incontro tra gli amministratori locali e l'assessore regionale Bugli sul manifesto per l'economia civile. Chiude il festival un confronto tra il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, e il rettore dell'Università di Firenze, Luigi Dei.